Allora, l'avete sentito nel nostro sommario, buonasera e benvenuto nel salotto di Effetto Notte a Ricky Tognazzi. Ciao Ricky. Grazie, grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, regista di film amatissimi come Ultra, La Scorta, da venerdì arrivi in sala con Il padre e lo straniero, tratto dal libro di De Cataldo. Allora, la prima domanda è d'obbligo: perché hai voluto raccontare proprio questa storia? Ma io avevo letto e mi ero innamorato follemente di romanzo criminale. E sono arrivato con un tempo di ritardo e Michele Placido ha fatto un bellissimo film. Però sull'onda dell'entusiasmo di questo libro ho letto gli altri libri di De Cataldo e a un certo punto ho incontrato il suo primo romanzo, Il padre dello straniero, ed è stato l'incontro fatale, come avviene nel film, tra i nostri due protagonisti. Ci sono incontri che possono cambiare la tua vita, la tua esistenza, oppure decidere semplicemente il prossimo film da farsi. Però con un particolare entusiasmo, un particolare afflato, come c'è stato con Giancarlo, siamo diventati amici anche noi, così, amore a prima vista. Anche perché sono tantissimi i temi interessanti al centro del film, ne parleremo tra poco. Comunque la storia, ci sono questi due padri diversissimi. Ecco, ce la vuoi riassumere tu brevemente la trama, Ricky? Beh, è una grande storia di amore e di amicizia. Di amicizia in quanto c'è un incontro tra due culture diverse, tra due persone totalmente diverse, accomunate da uno stesso dolore, e cioè la paternità di un figlio handicappato. Uh-huh. E questa diffidenza iniziale poi cresce fino a diventare un'amicizia che viene messa a dura prova dalle vicende del film. Assolutamente. Anche e dall'altra una storia d'amore, perché il dolore non è vero che unisce. Non è vero affatto che unisce, il dolore può anche dividere fortemente, come avviene all'interno di questa famiglia. Questo padre che rimuove il suo sentimento di paternità, che non riesce ad accettare questa paternità, e dall'altra parte invece questa madre oblativa che si dà totalmente, ma rigettando tutto il resto, incluso il marito. Poi c'è anche il tema della spy story, no? Perché poi diventa, insomma, c'è anche questo all'interno del film, perché questo personaggio, tra poco lo vedremo nelle clip che lui avvicina, insomma, ha forse qualcosa da nascondere, ma non vogliamo svelare troppo. Allora Ricky, proviamo ad interagire su alcune delle parole e dei temi al centro del film, così, ecco, e vediamo un po', stuzzicandoti, che cosa viene fuori. Allora, vabbè, la prima cosa che vorrei dire è quasi banale: amicizia maschile, no? Il motore della vicenda, questo, sì. Giusto? Amicizia virile è un tema che mi appassiona da sempre. Sarà che ho passato tanti anni in collegio, sarà che ho amato tanto i film di Sergio Leone, sia in Ultra che nella Scorta, che in Canone Inverso, l'amicizia virile è uno dei temi dominanti. È un tema che mi piace. Diciamo che mi piacciono le donne, ma vado più d'accordo con gli uomini. Allora, per introdurre l'altro tema, userei un articolo della Bottari dal Messaggero. Allora, il titolo è "La cultura ama le diversità". Ecco, qui il termine diversità, però, come si declina in questo film? Si declina in vari modi. Diverso è la... sono i figli che hanno concepito sia Walid che Alessandro Gassman nel film, perché sono due figli handicappati. Diverso è lo straniero. Lo straniero viene visto con diffidenza, con paura, e diversa è la vita forse che vorrebbe anche fare però il nostro piccolo uomo, che è Alessandro Gassman, che è un piccolo burocrate intimorito, chiuso in se stesso. E quindi la diversità a volte può essere anche un sogno, può essere anche... E diverso è questo straniero da quello che si era immaginato il nostro protagonista, e forse il pubblico, perché è un avventuroso, un passionale, e ha tante cose da insegnare al nostro protagonista. Adesso dico una data che sembrerebbe non avere niente a che fare col film, invece secondo me ce l'ha: 11 settembre. Beh, diciamo che il libro è stato scritto prima dell'11 settembre. E io l'ho letto dopo l'11 settembre, qualche anno dopo, e a volte certe date così devastanti come è stato l'11 settembre possono rendere inutile una storia, no? Diceva, sai, ambientato prima dell'11 settembre, quindi non funziona più. Invece nel caso specifico l'urgenza di raccontare questa storia è diventata ancora
ancora più forte, perché il nostro atteggiamento nei confronti del diverso, dello straniero, dell'arabo in particolare, si è accentuato molto dopo questo. A proposito, adesso facciamo vedere una foto di Amr Waqed, che è il coprotagonista del film con Gassman, appunto, e che in questo momento, diciamo, cavalca le pagine dei giornali per ragioni di grande attualità. Perché? Beh, diciamo che io speravo di averlo qui, sinceramente, speravo di averlo qui ad aiutarmi a fare il lancio del film. Tra l'altro siamo reduci dal Cairo, dove il film è andato ospite al festival, ha portato a casa 3 premi, un miglior attore protagonista ex aequo, appunto, ad Amre, ad Alessandro Gassman, e miglior sceneggiatura. E dopo che siamo tornati dal festival un paio di mesi fa, sono cominciati a nascere i primi segni di rivolta e la grande rivoluzione che è avvenuta proprio in questi giorni, di cui Amre è una sorta di icona artistica. Diciamo che molti degli artisti si sono schierati in questa rivolta anti-Mubarak e lui è stato uno dei primi e uno dei più accesi sostenitori. E mi sembra molto interessante ricordarlo. Ti facciamo vedere un'altra foto, qui potremmo credo andare avanti a lungo, quindi ti chiediamo la sintesi. Simona Izzo. Beh, sì, diciamo che la sintesi è difficile, sono 25 anni di vita insieme, di film, di progetti, di film fatti, di film non fatti, di film suoi, di film miei dove lei mi ha aiutato tantissimo, insomma il mio braccio destro e anche quello sinistro, ogni tanto anche una gamba, diciamo che il mio alter ego, insomma siamo diventati complementari, insomma oltre all'amore ci unisce il lavoro, la passione per questo lavoro. Allora, invece adesso ti voglio stuzzicare un po', perché abbiamo visto i temi al centro del film, sì. Sono tantissimi, paternità, diversità, spy story, non c'era il rischio che fosse anche troppo? Che ti devo dire, io sono per i film densi, diciamo che amo raccontare i film che mi piacerebbe vedere, non mi piace annoiarmi al cinema e miro al cuore dello spettatore, spero di toccare anche la zona cerebrale, per carità di Dio, ma passando anche attraverso le viscere. Quindi questa storia, che è stata lavorata molto, perché il libro l'abbiamo lavorato molto con Giancarlo De Cataldo, Graziano Diano, Simona, ma abbiamo lavorato tanto per cambiare pochissimo, le caratteristiche del libro le abbiamo riportate nel film, ci sono tanti elementi, ma c'è soprattutto una grande avventura sentimentale dei nostri protagonisti. A proposito di questo, e a proposito anche dell'avventura vera e propria che c'è nel film, chiaramente non diremo come vanno a finire le cose, però tu dici, dichiari, a proposito del film, la soluzione del giallo è averlo saputo vivere. Ecco, ce la spieghi questa? Se si può spiegare. Si può spiegare che diciamo che questa avventura cambia il nostro protagonista. Alessandro Gassman, che all'inizio è un uomo riverso in se stesso, che è incapace di essere padre, di essere uomo fino in fondo, di ribellarsi, attraverso questa esperienza, attraverso l'amicizia con Walid e attraverso la prova d'amicizia, che è attraversare il giallo, attraversare questo mistero, diventa un uomo, diventa un padre. Allora, abbiamo parlato anche troppo, ce lo vediamo nel salotto di Effetto Notte, il padre dello straniero, ci perdonerai Ricky Tognazzi, perché noi abbiamo fatto quello che un tempo si chiamava il cine racconto, quindi abbiamo provato un po' a ritagliare il tuo film e a costruire un percorso, il padre dello straniero. Anche lei è qui per suo figlio? Sì, io sono Walid. Marini, Diego. I bambini sono pazienti, Diego. Perdonano sempre. Signor Walid, ha dimenticato il soprabito! Arabo, è un atto di compravendita. Com'è che va in giro questa roba? Deve venire con noi. Ma venire dove? Guardi che ci deve essere un errore. Avevi detto che non le mangiavi dolci. Quando mi ricapita? Te ricapita. Beviti il tè. Andiamo. Con calma. Sì, no, lascio raffreddare che... كل شيء هون؟ كله موجود تمام خلاص ما تخاف خلاص أنا بتصرف طيب وين الباكيت؟ هون شكرا Conosce quest'uomo? Sì,
Ci siamo incontrati per via dei nostri figli. Lei può esserci molto utile. Ma gli ha mandato me? Io non gli ho mai detto che lavoro qui. Ti spiegherà lui. Ma dove andiamo? La destinazione e il destino. Sei mai stato nel sud? No. Attento gli arabi. Perché? Sono come i napoletani. Ah, cantano? Sì, anche. Vedi? Questi sono i ragazzi che studiano il Corano. Bello. Sì, ma attento, non le guardare troppo. Diego, sai cos'è questa? È una meridiana, serve per misurare le ore col sole. Giusto. È un'antica tradizione araba. Okay. Vieni un attimo. Certo. Salamu alaikum e hajj. Wa alaikum salam. Questa la stanno costruendo per me. Bella, vero? Nel giardino della casa della mia famiglia ce n'era uno uguale. Il mio vecchio nonno, Hassan, diceva che aveva un grande valore, perché non c'è niente di più prezioso del tempo. E passarlo insieme è la vera fortuna. Sai, a volte, niente più di un oggetto ci può aiutare a ricordare per sempre che non è più con noi.